dietro di lui Matteo Milan, poi ci sono Kevin Pezzorosola e Edoardo Alleva che comunque stanno contendendosi un posto sul podio, e poi c'è il gruppo con gli altri inseguitori, poi ci sono gli altri atleti, anche gli immediati inseguitori ormai si apprestano a transitare l'ultimo chilometro. Lui si mette gli occhiali, io mi ricordo la tappa del Giro d'Italia, la prima tappa in linea del Giro d'Italia dell'86, la Palermo Sciacca Terme, con Santi Maria che aveva 40 metri di vantaggio e che a 250 metri dall'arrivo si mise gli occhiali per evidenti esigenze pubblicitarie, per transitare a braccia alzate sulla linea d'arrivo con gli occhiali. Ebbene, in questo caso Federico Iacomoni imita Santi Maria, il vantaggio di Iacomoni è nettamente superiore rispetto a quello di Santi Maria nel finale della tappa del Giro d'Italia Palermo Sciacca Terme del 1986. Ancora qualche metro di salita e poi l'ingresso trionfale in rettilineo d'arrivo. Stanno per entrare in azione le telecamere fisse, ecco infatti l'inquadratura fissa e c'è l'applauso da parte del pubblico. Federico Iacomoni, il 26 agosto 2023, vive il momento magico della sua carriera sportiva. La vittoria potrebbe aprirgli le porte del professionismo. Applausi per lui, applausi per lui. Primo alla media di 41.500.